carenza di personale, l'allarme dal presidente della Corte d'Appello e dal procuratore generale di Venezia. Stiamo tirando al massimo, ma se ascoltassero le nostre richieste potremmo volare. E domani mattina Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Corte d'Appello di Venezia la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, appuntamento dalle 9.45 con un'edizione straordinaria dei nostri TG. Non si può dividere il paese, in questo momento serve coesione sociale. Tutte le perplessità di Confindustria Nazionale Veneta sull'autonomia e sulle 23 materie nel convegno sul futuro delle regioni. C'è sempre una mela marcia, parole con cui il sindaco Brugnaro ha definito la vicenda di presunte tangenti a Santa Maria di Sala. Oggi davanti al GIP l'ex sindaco Fragomeli si è avvalso della facoltà di non rispondere. Aumento della tassa d'imbarco al Marco Polo, si va avanti. Se le compagnie low cost minacciano di andarsene, vadano da Venezia, che vadano pure da un'altra parte, così il sindaco in risposta a Save. Il portale dell'ULS 3 Serenissima cambia look e sarà operativo dal 31 marzo, un possibile punto di riferimento digitale a livello nazionale, dicono dalla regione. Il corteo Acqua in Canal Grande, che inaugurerà ufficialmente la festa il 4 febbraio, sarà una delle novità più attese del carnevale, 18 giorni che porteranno in città turisti da tutto il mondo e un grande indotto economico. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano le carenze del sistema giudiziario in Veneto e l'allarme che è stato lanciato oggi dal presidente della Corte d'Appello e dal procuratore generale di Venezia. Stiamo tirando al massimo, dicono, ma se ascoltassero le nostre richieste potremmo volare. Sentiamo. Noi riusciamo a ridurre le pendenze sia civili che penali in tutto il distretto Veneto e anche nella Corte di Venezia. Abbiamo però soprattutto e Tribunale Ordinario di Venezia gravissime scoperture nel personale amministrativo e nei magistrati. Se ci fossero date le risorse che non abbiamo e che competono ad altri, non a noi magistrati, cioè compete ad altri darcele, noi potremmo volare. Invece navighiamo lentamente, spostandoci lentamente, anche se verso la meta. Questa è la fotografia della situazione attuale della Corte d'Appello alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, cui per la prima volta prenderà parte il Ministro alla Giustizia. Proprio a lui verranno rivolte due richieste per far fronte a una situazione che denunciano da troppo tempo. Rivisitare le modalità di definizione dei concorsi, perché secondo noi occorre trovare la possibilità che c'è di assegnare le sedi in numero esattamente corrispondente solo al numero dei vincitori. C'è poi una seconda proposta. Si possa verificare se attraverso la legislazione speciale per Venezia si possa introdurre un'indennità anche modesta legata alle sole effettive presenze per chi lavora negli uffici lagunari. Venezia è unica nel suo genere, comprese le estreme difficoltà logistiche. Siamo gli unici sul territorio nazionale che trasportiamo i fascicoli per via acquea. Per trasportare i fascicoli per via acquea abbiamo due motoscafi di cui il Ministero paga le spese di gestione, ma in questo momento non abbiamo motoscafisti. E quindi l'auspicio è che il ministro Nordio, che ben conosce la specificità della città, si attivi in tal senso. Non sono migliori i numeri della procura. Una carenza di personale amministrativo pari al 40% e una carenza di personale di magistratura che si sta aggravando e che vedrà in agosto una presenza solo del 50% dei magistrati previsti dall'organico, che è di 11 sostituti, un procuratore generale e un avvocato generale. E proprio il tema degli organici scarni nelle procure, nei tribunali, nell'agenda del ministro, a ribadirlo da Treviso, proprio questa mattina lo stesso guardasigilli Nordio è intervenuto alle celebrazioni per la giornata della memoria. Come ministro e anche come parlamentare del territorio
La mia energia è prioritariamente orientata proprio per risolvere o perlomeno per ridurre queste criticità. Il grido d'allarme che arriva dalla Corte d'Appello di Venezia a poche ore dall'inaugurazione dell'anno giudiziario non coglie di sorpresa il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha posto il tema degli organici dei tribunali ridotti all'osso in testa alle sue priorità fin dal momento della nomina. Il Veneto è stato molto a lungo trascurato su questo. Le carenze di organico e le difficoltà anche della polizia penitenziaria, oltre a quelle degli uffici giudiziari, sono note, ma nel Veneto sono particolarmente accentuate. E quindi, come ministro, ripeto, e come parlamentare del territorio, farò di tutto perché vengano colmate. Il lavoro del guardasigilli va dunque in questa direzione e Veneti, oltre a Nordio e al sottosegretario Andrea Ostellari, sono anche il neo vicepresidente del CSM Fabio Pinelli e il presidente della Commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio. Il fatto che vi siano molti veneti è in parte frutto di una coincidenza e in parte anche una sorta di compensazione del destino, perché il Veneto è sempre stato trascurato, ecco, in questo settore. E quindi, poiché, come abbiamo parlato prima, un po' di giustizia distributiva magari accidentalmente in questo mondo si realizza, questa volta abbiamo un po' colmato quelle che erano le lacune del passato. Quanto al colloquio di 3 ore con Giorgia Meloni, il ministro liquida la domanda con un sorriso e una battuta. Io credo che le fotografie che sono apparse sui giornali siano più significative di qualsiasi commento. E domani mattina Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Corte d'Appello di Venezia la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023. Appuntamento dunque sulla nostra emittente a partire dalle 9.45 con un'edizione straordinaria della nostra prima edizione. Ed ora parliamo di autonomia, i dubbi di Confindustria. Questa mattina nel convegno organizzato dagli industriali a Venezia, alla presenza del ministro Calderoli e dei governatori di Veneto e Campania, sono emerse tutte le perplessità degli industriali sia sulle 23 materie richieste dal Veneto sia sulle possibili spaccature del paese. Sentiamo. Qualche riflessione la dobbiamo fare. Quando abbiamo pensato alle 23 materie, erano 22 anni fa. Il mondo si è trasformato. Il tema dell'autonomia entra prepotentemente nel convegno organizzato a Venezia da Confindustria su transizione e sviluppo, con gli industriali che invitano a riflettere con serietà sul percorso delle riforme istituzionali, con particolare riferimento alla richiesta del Veneto dell'autonomia sulle 23 materie. Si diceva commercio con l'estero, porti, aeroporti, grandi reti di trasporti, navigazione, coordinamento della comunicazione, produzione e trasporto dell'energia. Su queste materie dobbiamo fare qualche riflessione. Se ha veramente senso di nuovo ridurla a una microgestione o tenerle a livello nazionale. Entra nel dettaglio il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. L'autonomia va fatta, dice, ma in maniera intelligente. Non si può fare tutto, io sono un po' scettico sulle 23 temi, sulle 23 materie. Alcune secondo me abbiamo avuto evidenza anche dopo la crisi energetica, dopo la pandemia, che vanno quantomeno al limite trattate a livello nazionale, se non altre anche, parlo di energia, a livello sovranazionale, mentre su alcune cose potremmo andare incontro a un maggiore efficientamento burocratico, snellimento dell'amministrazione, tutte quante queste cose che poi danno anche maggior spazi di sviluppo alle imprese. Tante le sfide di problemi urgenti da affrontare, incalza il leader di Viale dell'Astronomia, rivolgendosi nell'auditorium delle procuratie vecchie al ministro Calderoli e ai governatori di Veneto e Campania. Noi non possiamo permetterci, in una discussione molto seria come quella che stiamo affrontando, di minare la coesione nazionale. Perché io non vorrei che regioni e paese si dividano in una discussione sulla devoluzione. È un rischio che dobbiamo evitare ad ogni costo. Questo paese non si può dividere, ha dei problemi urgenti da affrontare.
E l'autonomia differenziata non dividerà il paese, così Luca Zaia risponde alle preoccupazioni degli industriali del Veneto. Per il collega De Luca, governatore della Campania, però alcune materie devono restare a competenza nazionale. Sentiamo. A me non risulta che i paesi che hanno l'autonomia si siano spaccati, pensate alla Germania, agli Stati Uniti, la Svizzera, o peggio ancora abbiano avuto una recessione economica. Se gli industriali chiedono di escludere dal percorso dell'autonomia differenziata alcune materie, nella fattispecie quelle che riguardano l'energia, il presidente Zaia va avanti per la sua strada tracciata ormai da anni all'indomani del referendum sull'autonomia, aprendo alle modalità, alla forma più che alla sostanza. Siamo assolutamente d'accordo rispetto al tema della gradualità nell'ottenimento delle materie, però è pur vero che tutto questo è scritto in Costituzione, non è una nostra invenzione. Disponibile al confronto, si è detto da subito il ministro Calderoli, il paese non si spacca, ribadisce, l'iter è noto, ogni regione potrà scegliere per le funzioni per le quali chiedere maggiore autonomia. Ci sarà un governo che deve rispondere sì o no, un Parlamento che esprime un parere e poi alla fine un voto a maggioranza assoluta del Parlamento. Si chiama differenziata proprio perché va gestita e portata avanti cum grano salis. Unità per il sistema scolastico che deve essere nazionale, unità nelle prestazioni sanitarie, ribadisce invece il presidente della Campania Vincenzo De Luca, per il quale i livelli assistenziali delle prestazioni devono essere definiti da un organo tecnico terzo. Per quello che riguarda la Campania, noi siamo per dare una lettura dell'autonomia differenziata in termini di burocrazia zero. Agli imprenditori non interessa sapere chi ha la competenza su questa o quella materia, interessa avere tempi rapidi di decisione e certezze. Replica Zaia, se il Sud oggi è la rappresentazione dell'Italia a due velocità, non è per colpa dell'autonomia ma del centralismo. La cronaca ora. Due imprenditori attivi nella locazione di beni immobili a Eraclea sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza. Avrebbero accumulato debiti tributari e previdenziali per circa 500.000 euro in 10 anni. È così che in associazione in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Venezia, le Fiamme Gialle della Compagnia di San Donà hanno sottoposto a sequestro un compendio immobiliare commerciale dal valore di 450.000 euro di proprietà dei due indagati. Tragedia ieri sera a Venezia, un noto ristoratore veneziano, Oscar Stanziani, 49 anni, è morto travolto da un treno. Per gli inquirenti si tratterebbe di un drammatico incidente. Stava camminando sul Ponte della Libertà quando ad un tratto ha scavalcato il muro ed è finito sui binari, proprio mentre stava transitando il treno appena partito dalla stazione di Santa Lucia. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità. Oscar Stanziani, 49 anni, noto ristoratore veneziano, si trovava in auto con la moglie. All'improvviso si è fermato, è sceso dalla macchina, ha fatto qualche passo a fianco dei binari. Per causa ancora da accertare, forse stava discutendo con la moglie, il 49enne ha deciso di scavalcare il muretto che delimita la ferrovia. È stato un attimo, l'uomo è stato travolto dal convoglio. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un drammatico incidente, anche se gli agenti della Polizia Ferroviaria Veneziana stanno indagando per chiarire alcuni aspetti della vicenda. Ed ora la vicenda che ha coinvolto due ex sindaci a Santa Maria di Sala. C'è sempre una mela marcia. Con queste parole il sindaco Luigi Brugnaro ha definito l'intera vicenda delle presunte tangenti appunto a Santa Maria di Sala, e oggi davanti al GIP l'ex sindaco Fragomeni si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Questa mattina in procura a Venezia Nicola Fragomeni, ex sindaco di Santa Maria di Sala, ai domiciliari insieme ad altre 5 persone in quanto indagato dalla procura di Venezia per concussione nella pubblica amministrazione per presunte tangenti. Faremo le nostre valutazioni, c'è anche la possibilità di ricorrere al Tribunale del Riesame. Così il suo nuovo legale, il veneziano Renzo Fogliata, attuale presidente della Camera Penale di Venezia, preferito all'ex difensore Fabio Della Mura, cui Fragomeni ha revocato l'incarico conferitogli in precedenza.
una mela marcia, così ha definito l'intera vicenda oggi dagli industriali il primo cittadino di Venezia, che nei giorni scorsi ha sospeso Fragomeni da Coraggio Italia, con cui ricopriva l'incarico di coordinatore provinciale. Per quello che l'ho conosciuto io, devo dire che veramente non ho mai avuto nulla da, neanche immaginato nulla. Dopo c'è il processo, ci sono persone coinvolte, ci sono familiari, amici, per cui il processo deve fare la sua strada e su questo ovviamente saranno poi anche loro a difendersi, a dire. Dico soltanto che è una persona che a Santa Miersa, io l'ho conosciuto nell'occasione della Speed Line che stava per chiudere, no? Per cui ha fatto un'azione meritoria, davvero incredibile, è riuscito a organizzare una grande manifestazione con gli operai, con i cittadini, e lì in quell'occasione mi hanno raccontato di come lui per due mandati abbia lavorato benissimo da sindaco, una persona irreprensibile, non c'è. In questo modo non c'è neanche possibilità, io faccio selezione da 40 anni, però non è possibile immaginare di avere altre cose. Io conosco prefetti, nessuno mi ha mai fatto neanche un accenno, gli stessi cittadini, per cui purtroppo nella vita, questo lo decideranno i processi se c'è uno sbaglio, però non bisogna neanche esagerare, pagherà per lo sbaglio, se saranno colpevoli, se saranno riconosciuti in un processo, pagheranno, se saranno a soldi, saranno a soldi, io certamente non ci metto il carico. La solidarietà del sindaco della città metropolitana all'attuale primo cittadino di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi. E cercheremo di aiutare al massimo, perché è veramente nel panico nella sua gestione, perché gli è stato di fatto arrestato il dirigente principale, quello dell'urbanistica dell'edilizia, perché adesso cercheremo di dargli a mano, perché con il sistema dei contratti pubblici bisogna fare degli avvisi, non è semplice trovare un sostituto in un periodo poi dove tutti cercano, tra l'altro dirigenti nell'urbanistica, nell'edilizia, eccetera. Aumento della tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo, si va avanti. Se le compagnie low cost minacciano di andarsene da Venezia, che vadano pure da un'altra parte. Su quest'altro tema abbiamo sentito il sindaco Brugnaro. Sentiamo l'intervista. Io ho sentito parlare di una tassa comunale di 6,50 euro che c'era già. È vero, ma non arriva nulla al comune di quella tassa. Se la sono mangiata tutti quanti a Roma, allora la cancellassero. Con questa forza economica cancellino una tassa comunale di 6,50 euro. A noi non arriva niente di questa. Cioè le cose bisogna farle con un po' di trasparenza. Dopodiché le minacce di Renè le rimando al mittente. Cioè se credono che la gente venga con low cost a Venezia la stessa cosa che andare da altre parti, vanno da altre parti. Lo dico soprattutto al presidente Marchi, che si è amareggiato e mi dispiace, davvero mi dispiace, non è ironica la cosa. C'è una legge dello Stato che impone ai comuni di mettere delle tassazioni nel caso in cui abbiano bisogno di risorse. Noi abbiamo chiesto 2-3 anni fa, e credo che lo sappiano tutti, in maniera pubblica 150 milioni all'anno per la legge speciale, 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni, cioè 150 all'anno. Perché nel 2024, lo dico adesso così ve lo ricordate, non ci sono più i soldi per la legge speciale, non abbiamo più una lira per sistemare ponti, masegni, situazioni particolari, speciali che ha Venezia. C'è una legge speciale su questo, non è più stata rifinanziata. Il Consiglio Comunale è sovrano, ha deciso che questa cosa era necessaria farla, dopo una nostra presentazione certamente, ma liberamente i consiglieri si sono espressi. Incidente questa mattina a Noale, un'auto è finita in un canale e 2 persone sono rimaste ferite. Ha perso il controllo dell'auto ed è volato in un canale. 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 a Noale, lungo la strada del Parauro. Immediatamente è stato lanciato l'allarme da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto la vettura in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre, il nucleo sommozzatori e l'autogru da Padova. I feriti sono stati subito soccorsi dagli operatori del SUEM 118 e portati in pronto soccorso. I pompieri intanto hanno messo in sicurezza l'auto. Successivamente si è provveduto con l'autogru al recupero della macchina, che è stata portata via dal carro attrezzi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 9. Presentato il nuovo portale dell'ULS 3, Serenissima, vediamo di cosa si tratta. Nuovo sito per la ULS 3 Serenissima, realizzato in stretta collaborazione con la direzione informatica della Regione del Veneto. Portale che decolla come apripista per tutto il territorio regionale. Come azienda siamo stati scelti dalla Regione per essere un po' da apripista rispetto a un portale che poi potrà essere esteso alle altre aziende regionali. Un portale che si interfaccia su una grafica già in utilizzo a oltre 200 comuni della nostra Regione,
e che non darà spesa alla nostra azienda perché è un portale già di proprietà della Regione Veneto. Progetto che di fatto apre la strada ad una condivisione del format con tutte le altre aziende sanitarie venete, creando un'interfaccia unica e semplice. Se i cittadini avranno più facilità a trovare informazioni e servizi e trovarli poi in maniera, come dire, similare in tutte le aziende sanitarie. Quindi è un momento di avvio di questa progettazione. Da oggi a fine marzo, in cui sarà poi ufficialmente lanciato il nuovo portale, i cittadini potranno scrivere alla nostra azienda anche per proporre modifiche e integrazioni rispetto alla versione beta che è già presente sul web. Il corteo acqueo lungo il Canal Grande che inaugurerà ufficialmente la festa il 14 febbraio. Sarà questa una delle novità più attese del Carnevale 2023, 18 giorni che porteranno in città turisti da tutto il mondo. Il Carnevale di Venezia 2023 porterà in città un indotto economico milionario. La kermesse, organizzata da Vega come braccio operativo del comune, ha poi un costo di circa 2 milioni di euro, che sarà coperto per gran parte da sponsorizzazioni, come spiega il presidente Piero Rosa Salva. Divertente, elegante, sostenibile e sicuro. Divertente perché il Carnevale è nato per la trasgressione, una trasgressione lecita, una trasgressione garbata, ma deve essere un momento di rilancio e di gioia per tutti. Un messaggio di eleganza, di raffinatezza nel divertimento e nella piacevolezza. Quindi alta gamma di spettacoli a livello artistico, spettacolare appunto, e di grande coinvolgimento. Sostenibile perché deve coinvolgere tutto il nostro territorio metropolitano e cittadino, con una distribuzione quindi delle proposte artistiche e anche quindi anche delle presenze su tutto il territorio, evitando concentrazioni esagerate solo nei luoghi iconici come Piazza San Marco. Inaugurazione con il volto sabato 4 febbraio, con la grande novità della parata di Barcara e Minacqua sul Canal Grande, fortemente voluta dal delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. L'apertura è quella che indica poi anche la strada del proseguo e sarà quella appunto della grande aggregazione in acqua dei veneziani e dei veneziani nel mondo che con le loro barche a remi attraverseranno la città percorrendo il Canal Grande, però quest'anno con un obiettivo diverso. Non entreremo nel Rio di Canareggio per motivi X, comunque basati sulla sicurezza, ma approderemo laddove la nostra storia è iniziata, quindi a Rialto, in campo dell'Erbaria, e dove finalmente gli stessi veneziani, quando scenderanno a terra, unendosi con altri veneziani e veneziani del mondo, festeggeranno come non ci fosse un domani. E questo sarà l'indicazione per il proseguo della festa. È tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi. Uno sguardo alle previsioni meteo per le prossime ore. Arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Benvenuti al meteo. L'ultimo weekend di gennaio e gli ultimi giorni del mese si preannunciano tipicamente invernali e con il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato evidenzia una situazione decisamente buona con tanto sole e cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento sui monti ma innocuo. Non mancheranno le gelate notturne. È di grado 3, cioè marcato il pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature minime tra lo 0 e i meno 4 gradi, massime invece tra 5 e 8 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali della regione. Temperature minime intorno a meno 1-2 gradi, massime sui 5-7 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà prevalentemente soleggiato con alcune nubi basse nelle valli al mattino. Temperature minime sotto zero, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. We'll be right back.
Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.